A Romanelli di Borgo San Lorenzo la Massese conquista la quinta vittoria consecutiva grazie a una rete realizzata nei minuti finali al 44esimo da Matteo Remorini. Nello scontro diretto che vede affrontarsi due squadre appaiate assieme al Mezzolara al terzo posto con 56 punti, Tazzioli lascia in panchina Vignali preferendoli Ceciarini, con Remorini trequartista. Nella Fortis due gli ex, in panchina Bonuccelli, in campo Lombardi a far coppia con Carnevale, arbitra Marcello Rossi di Novara. Pericolosa al sesto la Massese con un destro dalla distanza di Redomi che si stampa sul palo. Al sedicesimo va al tiro del nero, conclusione deviata in angolo da un difensore. Gara molto equilibrata con le difese che concedono poco, buon finale di primo tempo per i borghigiani, pericolosi in due occasioni con Lumini, il primo tiro termina fuori, il secondo è bloccato da Tognoni. Nella ripresa ancora un'opportunità per Lumini che dopo una sponda di Carnevale calcia, ma Parenti alla disperata respinge. Ancora Fortis pericolosa al nono con una deviazione in area di porta di Visibelli sul fondo. Nella Massese entra Vignali al posto di Ceciarini e l'ex Sassuolo è subito pericoloso al diciannovesimo quando costringe Cardelli alla parata in due tempi. Al ventunesimo Nencioli cade a terra in area, Rossi lascia giocare. Al venticinquesimo gran conclusione dalla distanza di Rosaia con il pallone che sfiora il 7. Proteste dei locali quando l'assistente Bisquadro ferma per fuorigioco Nencioli che comunque aveva colpito il palo. Nella Massese rimedia il giallo Remorini che assieme a Menicagli salterà la gara con il riccione. Al 37esimo pericolosi nuovamente gli apuani, Tosi subentrato a Falchini ispira Vignali ma Cardelli respinge in angolo con i piedi. La Massese ci prova fino all'ultimo e al 44esimo gli sforzi dei bianconeri vengono premiati, cross da sinistra di Del Nero, clamorosa papera di Cardelli, ne approfitta Remorini che realizza la terza rete stagionale, la seconda consecutiva. Nel recupero la Massese rischia qualcosina di troppo, riuscendo tuttavia a portare a casa l'intera posta in palio. Una vittoria che pesa e permette ai bianconeri di sarsi al terzo posto solitario in classifica.